Sanno dire il suo pallone a fronte da gente. Scopo con risaggio. Pallone si sa pure. Se non fischio, va bene. Buonasera da Sacocco di Capremonte, Mondialità Torneo per 35 quarti di finale, Scampia batte Pechino 3-1. Viene in campo Corrado Piatti, concediamo la maglia, complimenti di Corrado, autore di due gol. Sì. Un primo tempo che abbiamo visto 0-0, abbastanza equilibrato, abbastanza tosto, nella presa siete riusciti fuori, siete riusciti poi a fare 2-1, nel finale 3-1 negli ultimi 5 minuti e a portare a casa la vittoria e la semifinale.
Sì, abbiamo sofferto perché diciamo fisicamente non stiamo al top. Tra la sosta di Natale siamo stati tutti in convalescenza di Covid, la squadra rimaneggiata senza sostituzioni, diciamo, fisicamente stiamo un po' a terra, però pian piano ci stiamo riprendendo perché abbiamo resistito fino all'ultimo, mentre la partita scorsa siamo arrivati giusto. Però cosa, comunque lo Scampia nell'ultimo mese e mezzo ha dimostrato di essere una grande squadra, avete fatto un filotto di vittorie consecutive e vi ha portato in semifinale, a essere una delle squadre candidate alla vittoria finale. Che ne pensi? Candidate è un po' azzardato, però ce la giochiamo con tutti perché siamo riusciti, anche rimaneggiati, siamo riusciti a fare un bel gruppo. E tutti compatti, uniti, e ci stiamo dando una mano, una grande mano. Ok, fammi una dedica, un saluto a te, a qualcuno, alla squadra e a Marco. Marco, un bacio, ti aspettiamo presto e vi rivedi e basta. Vivo Covid a Miet, a mai qua, ci siamo divertiti. Sono Genico Cascio, alla prossima. Ciao Manu, alla prossima.